Zacke, 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 zacke,
fagiurato da poco. E nel frattempo si presenta l'ombra di Zack. Allora, vedete, Mark Zuckerberg non ha certamente il physique du rôle del futuro presidente degli Stati Uniti, ma le sue possibilità di farcela, a mio parere, se tra 4 anni andrà a competere con la Michelle Obama, che questo è molto possibile, ne vedremo delle belle. Vedete, io non so voi, no? Ma io mi informo utilizzando una serie di aggregatori, di mezzi, di cose, e molto spesso per banale mancanza di tempo e banale mancanza di, come dire, altri mezzi così efficienti, mi faccio un'idea non tanto di quello che succede nel mondo, ma di quello che pensa la gente attraverso alcuni canali, Twitter e il mio canale Facebook. E attraverso Facebook io ho un'idea chiara, penso, di quello che la gente pensa. Ma immaginate domani se il padrone di tutto questo potesse decidere di non far proprio circolare certe notizie e di farne circolare delle altre, di far apparire sul vostro wall solamente quelli che, no, affermano, come dire, affermano idee simili a quelle rappresentate, portate dal nuovo Zack presidente, no? Il potenziale presidente, il candidato presidente. E allora la nostra opinione si formerà probabilmente attraverso quella, così come succede oggi, degli influencer, cioè di chi ti influenza, di chi ti è vicino. E se chi ti è vicino, in realtà ti è lontano, ma il padrone della tua percezione è proprio il candidato, le cose saranno dure, ragazzi, per il futuro. Quindi ci sarà un futuro in cui penseremo di pensare, ma non pensiamo. Penseremo di pensare, ma non pensiamo. L'ho detta giusta? Boh, non so.